3,5 chilometri di strada che partendo dalla trave sbucheranno sulla statale 16 prima dell'Hotel Riviera. Ma quali sono le migliorie che questo nuovo tratto porterà alla viabilità fanese? L'idea della Giunta e del Consiglio Comunale è quella di collegare e proseguire la strada interquartieri facendo attenzione ad alcuni parametri. Primo, vogliamo stare lontano dalle case, soprattutto nel quartiere del Gimarra, e per questo abbiamo previsto la possibilità di fare delle gallerie. Secondo, vogliamo mitigare al massimo qualsiasi tipo di impatto ambientale. Crediamo che quelle colline siano delle colline belle, come ce ne sono tantissime altre nella città di Fano, e quindi la presenza di gallerie dovrà mitigare la presenza e l'impatto della strada. Siamo disponibili a fare gallerie anche più lunghe rispetto a quello che potrebbe essere necessario appunto per fare questa mitigazione, ma siamo anche consapevoli che attualmente il traffico è insostenibile e quindi pensiamo che smistarlo in maniera diversa possa essere una soluzione. Inoltre consideriamo anche che l'abitato di Gimarra in questi anni è stato soggetto a piani di lottizzazione molto importanti. A Gimarra nei prossimi anni ci saranno 350 appartamenti in più e quindi io ritengo indispensabile, anzi sicuramente è una nostra priorità, quello di poter dare un'alternativa alla statale 16 anche per i residenti del quartiere di Gimarra.